cronaca in primo piano nel nostro TG Ora. Un saluto vi giunge da Vincenzo Men. Meno di 24 ore dal ritrovamento a Marcianise in un caso Vincenzo Men c'è scritto Mario Pio Zarrillo suicidatosi con un colpo di pistola alla testa. Resta il mistero sul movente del tragico gesto. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto in un casolare disabitato di via San Francesco, a poca distanza dal punto in cui aveva parcheggiato la macchina del padre la sera del venerdì 31 agosto, ultimo momento in cui è stato visto in vita. Lì si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo alla testa con la beretta ritrovata accanto al corpo che aveva acquistato legalmente per uso sportivo a Teano. Il 22enne lavorava fino a 2 mesi fa in una casa famiglia di San Prisco, non aveva mai dato problemi, non aveva precedenti penali. Si cerca di capire anche cosa ci fosse di vero rispetto a quanto raccontato da un suo amico a cui Mario Pio avrebbe confidato di aver paura per aver visto qualcosa che non doveva vedere. Se le barriere del viadotto Acqualonga dell'autostrada 16 fossero state tenute in perfetto stato di conservazione, l'autobus diretto a Pozzuoli non sarebbe precipitato all'altezza di Monteforte Irpino, provocando la morte di 40 passeggeri. Questo il responso del professor Felice Giuliani, docente universitario di ingegneria a Parma, perito d'ufficio, scelto dal giudice del Tribunale di Avellino Luigi Buono nel processo che conta 15 imputati, fra i quali l'amministratore di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, l'attuale condirettore Operation Paolo Berti e Riccardo Mollo, ex direttore generale. Erano in tre, hanno legato l'ATM della filiale Ubibanca di Cercola ad un autocarro con delle funi e l'hanno sradicato. Uno di loro, Giovanni Borrelli, quarantenne di Casoria, già noto alle forze dell'ordine, è stato preso a poca distanza dal luogo del fatto e arrestato dai carabinieri della tenenza di Cercola per tentato furto aggravato. Controlli e perquisizioni dei carabinieri tra Giuliano e Melito. I militari dell'arma hanno arrestato Antonio Cerrone, 42enne, accusato di detenzione e spaccio di droga. L'uomo è stato notato a Giuliano su via Montessori, cuore del rione Ina Casa, mentre si dirigeva verso via Lussemburgo, grossa piazza di spaccio di Melito. Sul posto i carabinieri hanno bloccato il pusher e a seguito di una perquisizione in una intercapedine di un sottotetto di uno stabile del rione hanno trovato 100 buste di crack, 71 di marijuana, 22 di cocaina e 24 di hashish. Durante le operazioni di controllo è stato arrestato anche Luigi Pisa, evaso dai domiciliari ai quali era sottoposto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Parte da Napoli Ovest il programma di riqualificazione degli ospedali della città. Qui tra Bagnoli e Fuorigrotta è prevista l'edificazione di una nuova struttura che andrà a sostituire l'ospedale San Paolo. L'intervento è programmato nell'ambito del piano ospedaliero. Aveva investito il primo cittadino di Arpaese lo scorso 25 agosto lungo via Gaetano Rummo, il 22enne fermato dalla squadra mobile e dalla polizia municipale di Benevento. Il giovane, dopo aver travolto il pedone a bordo di uno scooter, cadendo a terra, anch'egli si era allontanato dandosi alla fuga con il mezzo. Per il 22enne, già con qualche precedente di polizia, sono scattate la denuncia per la fuga a seguito dell'incidente stradale, nonché le sanzioni per guida senza patente e la mancanza di copertura assicurativa dello scooter che è stato sequestrato. Una violenta esplosione è stata avvertita questa notte nell'area industriale Sannita di Montesarchio, lungo via Francesco Caracciolo. Un boato e poi le fiamme hanno avvolto una vecchia abitazione rurale occupata spesso da immigrati come ricovero. Sono scattate subito le ricerche di eventuali feriti, ma probabilmente il fabbricato è rimasto disabitato, forse chi si era riparato per la notte è riuscito a mettersi in salvo dopo l'esplosione. La deflagrazione è stata provocata da una bombola di gas, come hanno accertato i vigili del fuoco. Una serie di scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 2.8, è stata registrata intorno a mezzanotte e mezza nella scorsa notte in provincia di Benevento. Altre scosse si sono succedute, ma di rilevanza minore. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato il sisma con ipocentro a Ponte Landolfo ad una profondità di 9,8 km. Si tratta della scossa più forte di uno sciame che da giorni sta interessando l'area a ridosso del Parco Regionale del Matese. Fortunatamente il terremoto non ha creato danni a persone e cose.
Un 48enne ha distrutto l'abitazione in cui la madre vive con la sorella, poi è andata nell'alimentare di famiglia dove ha minacciato e percosso le due donne perché voleva i proventi dell'attività commerciale per spenderli in droga. Solo l'intervento dei carabinieri a Poggio Marino in provincia di Napoli ha permesso di porre fine alla violenza. Il 48enne è stato arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Questa è l'ultima news del TG Ora Da da Vincenzo Vincenzo Mele. Mele. Tutto. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Arrivederci da Vincenzo Mele. Amici, tradimento delle nostre previsioni per la giornata di dopodomani, venerdì 7 settembre 2018, il compleanno di Maya. Quindi scriviamo TG Ora edizione del 07/09/2018.